Per avere carte fortissime su FIFA 17 uccideresti pure tua nonna? Lascia stare la vecchia e scopri EG Vault. Economico, affidabile e il più veloce in assoluto. Passa in descrizione per il link e un ulteriore sconto. Acquista su EG Vault, la vecchiaccia ti ringrazierà. Lo so, era una vita. Era una vita che non ve lo portavo e vi spiegherò alla fine anche il perché. Però per adesso siamo qui e possiamo concentrarci su una partita veramente importante, perché c'è da giocare la Coppa Italia con Napoli. L'andata abbiamo perso 3-0. Ma non è ancora detto l'ultima parola, possiamo fare una rimonta incredibile all'ultimo secondo grazie a Marcus Rashford. Esattamente un anno fa iniziava il mio odio per quel giocatore che sbagliava in Coppa Italia proprio contro il Napoli anche colpi semplici. Ma quest'anno Rashford è in forma, quest'anno Rashford può farci vincere la Coppa, quest'anno Rashford può fare il miracolo. Come al solito passate qui sotto in descrizione tutti i miei social network, tutti i canali Ebrailles, tutti i link a qualsiasi cosa, visitate tutto e andate dappertutto. E adesso salutiamo l'ultimo like su Instagram, che è di Ale La Tessa. Ciao Ale, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. E a quanto pare abbiamo perso 2-0, non 3. C'è da fare un piccolo cambio perché Pellegrini e Baselli sono stanchi. Mi tocca far giocare Capitan Magnanelli e probabilmente anche Mandragora facciamo giocare. Anzi, no, è stanco anche lui. Quindi dentro anche Locatelli. Anche se in realtà mi è piaciuto Bernardeschi a centrocampo l'altra volta. E Rashford purtroppo è stanco, quindi dovremo farlo entrare dopo. Per adesso gioca Marco Piazza. Anche Belotti e Berardi però sono stanchi. Allora dentro anche Niang. Piazza dietro le due punte è pronto ad entrare Marcus. Questa è la formazione che andrà in campo. Siamo carichi, siamo pronti, andiamo a battere il Napoli. Eccoli subito che perda la palla, allora Bernardeschi gliela va a recuperare. Mamma mia che pasticcio del Napoli sul calcio d'inizio. Zappacosta con le mani, Bernardeschi, verticalizzazione a cercare Piazza, attenzione c'è Niang, vuole andare dentro a Zappacosta, lo fa bene Zappacosta, posizione per il cross, c'è Belotti in fuorigioco, la palla che arriva, ancora Magnanelli, regola il vantaggio, Magnanelli si appoggia all'indietro, c'è Piazza che si vuole girare, ancora Magnanelli il capitano, il tiro, subito pericolosi, subito con una fase di spinta, subito con delle azioni. Ma come Camillo Zuniga? Come ancora in proprietà del Napoli? Non ci posso credere. Così, dentro, Niang si appoggia, attenzione perché Belotti può scaricare il tiro verso lo specchio della porta. Brutto fallo di Marek Hamšík. Brutto fallo, calcio di punizione interessante. C'è Niang sul punto di battuta, ma noi vogliamo andare lì. Da Stefano Sturaro, appena rientrato, la capisce benissimo Koulibaly che esce. Allora Niang, dietro a De Sciglio. De Sciglio deve trovare un buco, lo fa Bernardeschi, la palla ancora lì Koulibaly. Bernardeschi recupera un gran pallone, perché capisce tutto. E poi c'è Niang, che può partire in contropiede. Lo serviamo per fare guadagnare uno spazio. Attenzione, dobbiamo creare superiorità numerica. Ancora Niang, che si porta verso il centro, si appoggia a Belotti. Con il tacco, serve il compagno. La palla ancora lì, Sturaro, la palla per Piazza! Non si riusciamo a buttarla dentro. A me va bene giocare così, mi va bene spingere, creare occasioni, ma siamo sotto di due gol, dobbiamo assolutamente buttarla dentro il prima possibile, sennò è tutto inutile. Piazza, tra le linee, si appoggia a Belotti, che va a cercare Niang, e attenzione perché Niang la guadagna, e poi serve Belotti, ancora Belotti, vuole andare dentro da Piazza, non c'è riuscito. Belotti, la mette giù, ancora Niang, che l'abbiamo rispolverato per l'occasione, e mi sembra abbastanza in forma. Dentro così, per il gallo Belotti, attenzione perché la protegge molto bene, Belotti contro Koulibaly, ma è il solito mostro. Piazza, Piazza, ancora palla al piede. Ancora Piazza, dentro così per Niang, che la prolunga per il gallo Belotti, che sbaglia un rigore in movimento praticamente. Non è da te gallo, non è da te gallo. Un'azione fantastica, poi va bene con il mancino, non era facile. Però diavolo, questa è un'occasione importante. Attenzione, Milik la mette dentro, una deviazione, la palla che arriva a Cairon sul secondo palo. Non sarebbe assolutamente giusto, non sarebbe assolutamente giusto. Donnarumma, e il Kadduri l'ha sbagliata. Ok Belotti, hai fatto il tuo, inizia a essere stanco. Dentro Rashford e mettiamo anche in offensiva. E poi Marcus e Niang sono un attacco che sulla carta è anche buggato. Andiamo a vedere se anche nel gioco riusciremo a fare qualcosa con questi due veramente fortissimi. Dentro così per Sturaro, la palla va da Rashford, che verticalizza a cercare Niang. Attenzione, la palla di ritorno per Rashford. Dai ragazzi, al 71esimo non c'è tempo per fare queste cose. Bisogna buttare dentro il pallone e sperare in un colpo di testa, in qualcosa, una deviazione. Tipo questa, Rashford il tiro, Sommer. Attacco totale, non abbiamo più tempo per ragionare, non abbiamo più tempo per pensare. Bisogna buttare la palla su e sperare di prenderla noi per provare a costruire un'azione. E invece attacca il Napoli in questo finale di partita e lo fa con Allan. Fuori di niente. Dentro così, Rashford, vai pure, vai pure. Sulle ali dell'entusiasmo, sulle ali della fantasia. Devi andare dove vuoi. Niang, dentro la palla per Piazza. Piazza, e la palla è lì. E questo è il primo gol. È l'82esimo e lo segna Romagnoli. Come contro il Tottenham in Champions League. Prendi la palla che andiamo a centrocampo. Si inventa attaccante, trova il gol al finale. E ne manca ancora uno. Proprio come contro gli inglesi. Piazza e Romagnoli.
da attaccante. Si va a trovare lì e tapire vincente. Grande Alessio. E adesso bisogna fare il secondo. Subito, senza paura, senza indugi. Attenzione, perché Hamsik fa lo slalom e ci fa gol. E ci fa gol. Che rabbia. Che rabbia. Che rabbia incredibile. Che rabbia assurda, allucinante. Bisogna accettarlo, bisogna accettarlo, ma non ci posso credere, non ci posso proprio credere. Hanno fatto praticamente l'azione Insigne, ancora, dentro, per Hamsik. Non lo so, Insigne e Hamsik sono troppo forti su sto gioco, in questa stagione mi stanno purgando praticamente sempre. In finale ci va il Napoli. Andiamo a casa, sconfitti. Adesso abbiamo la Fiorentina e poi abbiamo in Champions il Borussia Dortmund, proprio quel Borussia che voleva darci Royce al posto di Berardi. E Berardi vuole parlare del suo ingaggio. Attenzione, perché questo potrebbe voler dire rimanere nel club. Mimmo, mamma mia, non posso però, come faccio a darti un altro stipendio? Non è possibile, non c'è l'opzione, allora cosa chiedi? Stavolta gioca il Papu Gomez al posto di Rashford, perché non ha giocato neanche un minuto nella partita precedente e Zappacosta mi sembra un attimino stanco, quindi Caldara fa il terzino oggi. Adesso buttiamoci a capofitto nel campionato, perché non possiamo rischiare un sorpasso ancora una volta dal Napoli o dalla Roma. E comunque, adesso che ci penso, dato che si stanno giocando gli europei Under 21, se ci avete fatto caso, la nazionale è praticamente il nostro Sassuolo, ce ne sono tantissimi. Vedere Ribéry alla Fiorentina e Robben al Torino, perché glieli abbiamo dati noi, mi fa troppo troppo ridere, però mi fa anche piacere perché portiamo i campioni in Serie A. Kuma Babacar la mette dentro e poi ancora una volta la Babacar sull'esterno. Babacar prova il numero, prova ad andare via, Romagnoli la tiene buona e riesce a servire Belotti, anche se Tomovic è in anticipo e quindi giocano ancora i Viola all'indietro, ancora Tomovic, dobbiamo pressarlo e rubargli il pallone e ripartire in contropiede, ma con una mossa bellissima Tomovic si libera del pressing. Guardate, guardate, la perdiamo sempre lì. Maurito Zárate il tiro, oddio mio, ancora Babacar che ci fa piede perno e poi esce di nulla. Ma ragazzi, ma qua con la testa, attenzione perché il Papu si può liberare e gliela diamo. Berardi gli ha dato un pallone cioccolatinoso, eccolo ancora il Papu con il tacco, serve Baselli, non riesce a tirare perché Borja Valero è lì dentro, così si appoggia Berardi, attenzione perché Gomez adesso è liberissimo, il Papu la sbaglia. Come fai uno contro uno con il portiere a tu per tu lì davanti con tutto lo specchio della porta? Gliela tiri addosso, Papu, segna questo gol, buttala dentro. Ancora Babacar che ci porta avanti come se fosse un aratro e poi tiene la palla e non prende neanche il fallo perché continua ad andare sul pallone, è grossissimo, fa quello che vuole Babacar. Ribéry e Borja Valero sono il cervello di questa Fiorentina, la stanno facendo girare solo loro due praticamente. Borja Valero la mette dentro e c'è Kalinic, Kalinic si gira e quasi non gli procuriamo il rigore, ma riusciamo a ripartire e lo facciamo con Berardi e c'è Belotti dall'altra parte, dobbiamo girarci e servirlo. Eccolo qua, il lancio per Belotti, brutto perché è fatto con il destro, fatto di fretta, ma attenzione perché Moretti potrebbe perderla contro Belotti e invece no, finisce qui 0-0 il primo tempo, però alla fine ci siamo svegliati. Borja Valero, vai Sturaro, rubagli il pallone, ripartiamo e lo facciamo con l'aiuto di Baselli, i nostri due centrocampisti muscolari, così e poi ancora Borja Valero, ma cos'è? Cosa fa Borja Valero? Impossibile che sia così forte, impossibile! Dentro così, Berardi con la testa, riesce a far girare, c'è Sturaro, vede Spinazzola che si propone, ancora Spinazzola, la ridà all'indietro a Sturaro che perde il pallone su Vecino e adesso è un casino perché c'è il treno espresso Babacar, in qualche modo riusciamo a rubargliela e poi dentro per Belotti che si fa pescare in fuorigioco. Dai ragazzi, ma Borja Valero non può essere così forte, velocità, dribbling, tecnica, cioè è sempre il Borja Valero di adesso per quanto riguarda i piedi e la visione di gioco e il Borja Valero di quando aveva 2 anni per la velocità, è impossibile, è incredibile, è un mix letale. Ma Berardi dentro così per il Papu che può tagliare tutta la difesa, mamma mia se vi è andata bene. Pellegrini che può ripartire, diamola al Papu come ultimo desiderio, come ultimo respiro, come ultima possibilità, ancora il Papu in area, la mette dietro Baselli che poteva riscattarsi così, incredibile, gliela tira addosso in area. Ma non era facile, era sul suo palo. La palla che è lì, Tomovic, la spazzano via e finisce 0-0. 0-0, un altro pareggio, un'altra sconfitta per quanto mi riguarda. Ma adesso ci sono i quarti di finale di Champions League e, mamma mia, queste sono veramente cose importanti, ma non in questo episodio, come al solito nel prossimo. E vi vado a spiegare anche perché comunque è da un po' che non faccio uscire la carriera, perché diciamoci la verità,
a me, lo sapete, piace anche cambiare, non portare sempre solo le solite cose sul canale. E ho provato a cambiare qualcosa, ho provato a portarvi altri contenuti, ma a quanto pare non vi sono piaciuti. E questa cosa mi dispiace, ho avuto un momento quasi di crisi mistica e non escludo che mi potrò prendere una pausa da YouTube nel prossimo futuro immediato, perché veramente ho bisogno di staccare un po' la spina. Adesso ho voluto portare un'ultima settimana con l'episodio della carriera, vediamo come va, vediamo se riesce a tornarvi live per i miei video, ma ho paura di aver bisogno davvero di fermarmi un attimo, ricaricare le pile e portarvi dei contenuti un attimo diversi, perché a quanto pare non sono più così bravo come una volta, perché i numeri parlano chiaro. Il canale ha avuto una flessione da quando ho smesso di portare la carriera e la domanda che mi viene da farmi è: mi seguite per me o per questa? Perché la seconda possibilità sarebbe veramente molto grave. Quindi questa settimana avrete un altro episodio della carriera, vediamo se riesco a farci stare anche un video sul calciomercato e poi ci pensiamo. Ho veramente bisogno di staccare un attimo, perché se no si rischia di cadere nel ridicolo, nel banale, ed è, non è assolutamente quello che voglio. Lasciate un pugno di pollice, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo episodio della carriera. Ciao.